meglio. Allora, la lezione scorsa abbiamo cominciato a introdurre questo concetto di tipo di dato strutturato, e abbiamo visto sostanzialmente che abbiamo due tipi di dati strutturati: quelli che sono gli array, che rappresentano un aggregato di informazioni tutte dello stesso tipo, quindi informazioni omogenee, e le strutture che invece possono legare insieme dati di tipo eterogeneo. Abbiamo visto le proprietà di queste strutture dati, e nel caso dei vettori abbiamo cominciato a definire delle operazioni semplici sui vettori. Abbiamo visto come si dichiarano, abbiamo visto come è possibile leggere o stampare il contenuto di un vettore, come è possibile dare valori, assegnare valori a un vettore, e abbiamo cominciato a guardare algoritmi abbastanza semplici, tipo il calcolare la media degli elementi contenuti in un array, calcolare il valore minimo, il valore massimo, e abbiamo introdotto anche il concetto di ricerca, cioè se io ho un vettore o un array di elementi, quindi un aggregato di elementi tutti dello stesso tipo, e voglio verificare se un certo elemento è presente oppure no, e se è presente in che posizione si trova, abbiamo visto la volta scorsa un algoritmo generale di ricerca che ci permette di rispondere a questa domanda. Questo tipo di ricerca viene detta tipicamente ricerca lineare, perché io scorro tutti gli elementi del vettore fino a quando non trovo quello che sto cercando. Quando lo trovo mi fermo, se non lo trovo vado avanti e arrivo alla fine del vettore. Quindi questo l'abbiamo visto come un ciclo a condizione, dove la condizione per permanere nel ciclo era: non ho ancora trovato l'elemento che sto cercando e ci sono ancora elementi nel vettore, per cui ha senso continuare a cercare. Oggi introduciamo un concetto leggermente più complesso. Già l'altra volta abbiamo cominciato a dire che gli elementi del vettore possono presentare certe caratteristiche. Per esempio, abbiamo introdotto il concetto di vettore ordinato. Un vettore è ordinato se gli elementi presenti in questo vettore soddisfano il criterio di ordinamento, vale a dire che per ogni indice i del vettore, l'elemento vd è sempre minore dell'elemento vd più 1. Ragazzi, gli elementi che sono inseriti nel vettore rappresentano una sequenza, e l'ordine di questa sequenza è dato dall'indice, quindi ho il primo elemento, il secondo elemento, il terzo elemento, eccetera eccetera. Se il vettore è ordinato per esempio in maniera crescente, vuol dire che il primo elemento è minore del secondo, il secondo è minore del terzo, e così via. Quindi abbiamo dato le condizioni di vettore ordinato dicendo che ho due modi per esprimerlo. Tipicamente per ogni indice i appartenente all'intervallo dei valori di definizione del vettore, io ho sempre che vd è minore di vd più 1. In alternativa posso dire che, dati presi due indici i e j appartenenti all'intervallo i di definizione del vettore, se i è minore di j, questo indica che vd deve essere minore di vdj. Ancora potremmo dire che un vettore è strettamente ordinato se vale la stretta di sorveglianza, cioè ordinato in maniera strettamente crescente se vd è minore di vd più 1. Nel caso di un vettore semplicemente ordinato, abbiamo che vd deve essere minore o uguale a vd più 1, cioè possiamo tollerare la presenza di elementi uguali all'interno del mio vettore. Quindi il vettore in questo caso potrebbe non avere tutti elementi distinti, ma potrebbe avere elementi uguali. La proprietà di avere un vettore ordinato è una proprietà che noi dobbiamo garantire. Allora, se io voglio avere un array ordinato e chiedo all'utente di immettere dei dati in ingresso, non necessariamente questi dati potrebbero essere messi in maniera ordinata.
cioè l'utente potrebbe mettere i dati in maniera qualsiasi, e quindi se io via via che l'utente immette i dati li inserisco nel mio array nell'ordine in cui questi elementi vengono inseriti, non necessariamente quello che ottengo è un vettore ordinato, cioè l'utente potrebbe non rispettare questa condizione. Ma più in generale, se io raccolgo dei dati, questi potrebbero non rispettare nessun ordinamento. Allora, se io voglio garantire la condizione che il mio array sia ordinato, devo pensare a definire un algoritmo di ordinamento, cioè devo pensare a come ordinare dei dati che non soddisfano questa proprietà. Quindi immaginate che io ho acquisito migliaia di dati numerici e li voglio ordinare in maniera crescente. Allora, questo è un problema generale, è uno dei problemi più studiati in informatica, perché abbiamo detto che l'array non solo mi rappresenta la struttura dati vettore in senso matematico, ma l'array mi rappresenta anche un insieme di dati. Quindi io uso l'array anche come archivio di informazioni, e quindi un archivio ha la necessità in tantissime applicazioni di essere ordinato. Quindi se dovessimo citare uno degli algoritmi più studiati in letteratura, gli algoritmi di ordinamento sono proprio tra questi. In letteratura ne sono stati proposti tantissimi e sono stati valutati in base alla loro efficienza computazionale. Più avanti nel corso di questa lezione cercherò di introdurvi questo concetto di efficienza computazionale. Cioè, se io dovessi andare a confrontare, per esempio, questi algoritmi di ordinamento che ho citato qui, come faccio a dire se uno è meglio di un altro? Con quali criteri valuto la bontà di un algoritmo? Allora dovremo introdurre il concetto di misura di prestazioni e capire come faccio a misurarla. Vi farò capire che questo è un concetto asintotico, cioè io valuto la bontà di un algoritmo al crescere del numero degli elementi coinvolti. Quindi se devo ordinare un archivio, a me interessa capire come varia il tempo di esecuzione di questo algoritmo, ad esempio, al variare del numero degli elementi. Se ho 10 elementi e ci metto x millisecondi, se di elementi ce ne ho 20, ce ne metto 2x, oppure il tempo varia in maniera diversa. Quindi vogliamo studiare la relazione funzionale che esiste tra la misura di prestazione, che può essere il tempo di esecuzione, che può essere lo spazio occupato e così via, e al variare, scusatemi, del numero degli elementi che sono coinvolti in questo algoritmo. Quindi introdurremo delle proprietà matematiche di queste misure e vi farò vedere come è possibile caratterizzare per ogni algoritmo qual è la sua complessità computazionale. Se dovessimo provare, prima di guardare i dettagli di questo algoritmo, a capire qual è il problema, allora, se io voglio ordinare un vettore, voglio ordinare un array, cioè un insieme di elementi, allora mi chiedo quali sono le modalità che potrei utilizzare. Tenete conto che questa struttura dati ha una caratteristica particolare. Se io mi mettessi su questa cattedra un insieme di bussolotti, ognuno riportante un valore numerico, e vi chiedessi di ordinarli, allora probabilmente la cosa più rapida che uno potrebbe fare è cominciare a spostarli mettendoli in ordine crescente. Chiaramente, essendo questi bussolotti poggiati sul tavolo, io li posso spostare come meglio credo. Ma i dati inseriti in un array hanno invece una caratteristica particolare. Vi ricordate qual è la caratteristica che abbiamo detto? Cioè, i dati inseriti in un array, qual è la caratteristica principale che hanno, quella che più vi salta agli occhi, dal punto di vista della memorizzazione?
sono memorizzati in maniera continua. Quindi se questo è il mio array e gli elementi stanno in memoria e io non li posso spostare velocemente come farei con i bussolotti sul tavolo, perché sono messi in maniera contigua. Allora, se io per esempio volessi creare spazio per inserire un dato tra questi due, immaginate che questo vettore sia proprio ordinato, quindi il valore 3, 4, 8, 11, 22, 25, 31, e io volessi inserire il valore numerico 5 in modo ordinato, che cosa dovrei fare secondo voi? Questo è il vettore che è messo in memoria in posizioni consecutive. Questa è la posizione 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eccetera. Questi sono gli indici. Noi sappiamo che tutta questa roba è messa in memoria in un blocco di dati consecutivo. Allora, se adesso mi arriva il valore numerico x uguale 5, che è scritto in memoria all'indirizzo della variabile x, quindi qui dentro ci sta 5, e io questo valore lo voglio mettere qui dentro, e beh, se ho il bussolotti sul tavolo, io li sposto e ci metto il valore 5 dentro. Ma qui che faccio? Allora, capite che il problema dell'ordinamento è strettamente connesso al modo in cui i dati sono messi in memoria. Poiché questi sono memorizzati in posizioni consecutive, ragazzi, non ci sono santi. Se voglio inserire il valore 5, mi devo fare spazio. Cioè, tutti questi elementi li devo spostare in giù. Si dice che devo fare un'operazione che in termini informatici si chiama di shift. In inglese shift vuol dire slittare, spostare. Cioè, tutti questi elementi li devo spostare più giù. Se dovessi fare questa operazione, da dove comincerei? Supponete che io ho capito che l'elemento 5 deve essere inserito tra l'1 e il 2. Da dove comincerei a spostare? Allora, abbiamo detto che in generale un vettore è caratterizzato dal numero massimo di elementi con cui l'ho definito. Ho definito int a di 100. Allora a è un array di 100 elementi di tipo intero. Poi chiedo all'utente quanti elementi vuoi inserire. Lui mi dice 6. Allora, in questo caso 7. Allora io sto usando i primi 7 elementi di questo array. Gli altri 93 sono allocati in memoria. È definito lo spazio, ma di fatto io non lo sto usando. Quindi la variabile riemp mi dice, in questo caso la variabile riempio vale 7, mi dice che ho memorizzato in questa array 7 elementi, i cui indici vanno da 0 a 6. Ma voglio inserire questo elemento, che devo fare? Abbiamo detto che devo spostare gli elementi in basso, ma da dove comincio? Potrei cominciare da qui. Perché no? Ragazzi, se comincio da qui e questo elemento lo copio qua sotto, l'11 lo bello che è perso. Se io copio un elemento da una posizione all'altra, la posizione di arrivo viene persa, cioè il valore viene sovrascritto. Quindi se io copiassi il valore della se io chiamo A questo array, se copio A di 2 in A di 3, quello che c'è in A di 3 l'ho perso, ma io i valori non li voglio perdere. Allora è chiaro che se devo fare spazio, devo partire dall'ultima. Per fare questa operazione, di che cosa mi devo accertare? A, che il riempimento non sia maggiore o uguale al numero massimo di elementi. Se io già ne ho messi 100 in questa array, il centesimo non ce lo posso mettere perché non ho spazio in memoria. Quindi per poter fare questa operazione il riempimento deve essere minore del numero massimo di elementi. Se questo è vero, parto dall'ultima posizione
e faccio questo spostamento, cioè copio 31 qui. È vero che io sovrascrivo quello che c'era scritto qui dentro, ragazzi, ma quello che c'era scritto qui dentro è un valore vero, è un numero all'8 perché il mio vettore contiene 7 elementi. Quello che c'è dall'ottava posizione fino alla fine sono i valori che casualmente si trovavano in memoria in quel momento, quindi io non perdo nessuna informazione. Allora io parto da qui, questo elemento lo copio in giù, decremento il mio indice, questo elemento lo copio più giù, decremento il mio indice, questo elemento lo copio più giù, decremento il mio indice, questo elemento lo copio più giù, decremento il mio indice, il valore 8 lo metto qui. Vedete, in questo momento io ho fatto un'operazione di shift verso il basso, o se volete di shift a destra, nei libri di informatica trovate i termini shift left e shift right per indicare il fatto che sto spostando verso la coda del vettore o verso la testa del vettore. In questo caso, con questa operazione, io ho spostato tutti gli elementi in basso. A questo punto, vedete, qui c'è una duplicazione. Ora io, senza problemi, posso andare a scrivere il valore 5 qui dentro e l'ho inserito in maniera ordinata. Allora capite che questa operazione, come vi sembra da un punto di vista computazionale? Vi sembra un'operazione leggera o pesante? È molto pesante, perché se ho un vettore di 1000 elementi e devo inserire in posizione 3 e io ne devo spostare 997 in avanti. Quindi questa operazione è più o meno costosa dal punto di vista computazionale, a seconda del fatto che devo inserire un elemento molto in alto o molto in basso. Se fossi fortunato e l'elemento X da inserire, ragazzi, ovviamente quando ho fatto questa operazione si incrementa la variabile riemp, che ora varrà 8. Se l'elemento che voglio inserire è il valore, per esempio, X uguale 40, allora sono fortunato perché è il più grande di tutti e lo vado a mettere direttamente in questa posizione. Però dobbiamo capire quanto mi costa fare anche questa operazione, perché se il vettore per me è una scatola nera contenente degli elementi, per capire che l'elemento che voglio inserire è proprio il più grande di tutti, io il vettore me lo scorro tutto. Quando trovo la posizione dove inserire, lo inserisco spostando gli elementi in avanti. Più in là vi farò vedere delle tecniche efficienti per inserire e cancellare elementi da un vettore. Però una cosa l'abbiamo messa in evidenza, che questa struttura dati, che ha la caratteristica di essere allocata in un blocco contiguo di memoria, questa caratteristica è molto importante perché è la caratteristica che ci consente di accedere al generico elemento VD sapendo solo dove comincia tutto il blocco di elementi e quando è grande ciascun elemento. Posso fare questo perché gli elementi stanno in memoria in posizioni contigue. Questa caratteristica, che è così positiva per questi aspetti, diventa negativa perché se devo fare spazio e inserire sono costretto a fare grossi spostamenti. Se ad esempio voglio eliminare questo elemento qua dal vettore, che devo fare? Non è che basta che lo cancello, perché comunque qui in memoria ci sarà scritto qualche cosa, e se questo è un dato che non è buono perché l'ho eliminato, non posso lasciare buchi nella mia struttura. Per eliminare devo fare l'operazione duale, cioè uno shift left. Quindi questo lo mando più su, 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 e poi riduco il riempimento. Ridurre il riempimento significa che da qui in poi è tutta roba in memoria che ha valori indefiniti che non ci interessa. Allora, se devo eliminare un elemento che sta in prima posizione e il mio vettore ha 1000 elementi, ne devo spostare 999 verso l'alto.
Quindi la caratteristica di avere i valori memorizzati in posizioni contigue è molto importante per questi aspetti, però ha come controindicazione il costo computazionale delle operazioni che devo fare. Allora, adesso, partendo da queste considerazioni, cerchiamo di capire che succede quando voglio ordinare un vettore, cioè quali sono le operazioni che devo fare. Allora, qualcuno ha un'idea? Se io vi dessi un vettore fatto così, allora, questo è il mio vettore. Io lo voglio trasformare in un vettore ordinato. Definire un algoritmo di ordinamento significa definire qual è la sequenza di azioni che il mio esecutore deve compiere sul vettore in ingresso per ottenere un vettore ordinato. Queste operazioni sono ovviamente indipendenti dal particolare tipo di vettore. Cioè le devo definire in maniera generale e queste operazioni devono poter essere applicate a un qualunque vettore fornito in ingresso e devono produrre un vettore ordinato. Allora, che idea vi siete fatti? Se vi dicessi di farlo a mano, voi come potreste fare? Immaginate che vi dico, beh, questo è il vettore. Ora voi potete spostare gli elementi qui dentro liberamente e dovete ottenere un vettore ordinato. Allora, quali sono le operazioni che voi provereste a fare? Nel pensare all'algoritmo non dovete essere influenzati dal particolare vettore. Allora, vi aiuto in questa scelta. Allora, noi vedremo alcune di queste strategie. La prima che viene indicata è l'ordinamento per selezione, che viene riassunto in questi termini. Supponendo di dover ordinare il vettore in senso crescente, si parte selezionando l'elemento più piccolo e ponendolo al primo posto. Dopodiché applichiamo lo stesso procedimento al sottovettore non ordinato e così via. Allora, proviamo a capire quali sono le operazioni. Allora, ragazzi, immaginate che io ho questo vettore. Allora, l'idea di questo algoritmo è la seguente. Cerco all'interno di questo vettore il valore minimo. Ragazzi, noi abbiamo visto nelle lezioni scorse come si fa a individuare il valore minimo di un vettore. Come si fa? Vi ricordate? Allora, faccio l'ipotesi che il valore minimo sia in prima posizione. Quindi in questo caso mi prendo una variabile che chiamo min e dico: il valore min è 15 e si trova un'altra variabile pos in posizione 0. Dopodiché dico ok, ho fatto questa ipotesi. Adesso scorro tutto il vettore a partire dalla posizione 2 fino alla fine e confronto gli elementi con questo minimo. Allora comincio a dire 1. Quindi parto dalla posizione 1 e dico: il valore 1 com'è rispetto a 15? È più piccolo, allora non è davvero che il minimo è in prima posizione. Vi dico: il valore minimo è 1 e lo trovo in posizione 1. Poi prendo l'elemento successivo, meno 7, com'è con 1? Com'è col valore 1? È più piccolo, allora non è vero che questo è il minimo.
il minimo sarà l'elemento meno 7, la posizione sarà 2. Poi prendo il valore 8, 8 com'è rispetto a meno 7 è più grande, vado avanti. Prendo il valore 4, lo confronto con meno 7 è più grande, vado avanti. 10 lo confronto con meno 7 è più grande, vado avanti. E così faccio 12, e così faccio 6, e così faccio 3. Quando sono arrivato alla fine, la variabile min e la variabile pos mi contengono il valore minimo contenuto nel vettore e la sua posizione. La stessa cosa faccio per trovare il massimo. Ipotizzo che il massimo sia in prima posizione, per ogni elemento lo confronto. Se quello che trovo è più grande, allora questo sarà il nuovo massimo e mi segno la posizione. Quindi, per esempio, metterei una variabile max e una variabile pos. All'inizio dico che il massimo è 15 e si trova in posizione 0 e poi scorro tutti gli elementi. In questo caso confronto questo, confronto questo, confronto questo. Per caso, effettivamente, il valore massimo era dato 15 e si trova in posizione 0. Allora, se volessi usare questa tecnica per ordinare il vettore, che cosa potrei dire? Proviamo a calcolare il valore minimo di tutto il vettore. Quindi una variabile min e una variabile pos. Allora, faccio l'ipotesi che il minimo sia in prima posizione. Quindi qua ci scrivo che il minimo è 15 e che la posizione è 0. Scorrendo tutto il vettore, mi accorgo che invece il minimo è il valore meno 7 e si trova in posizione 2. A questo punto che cosa dovrei fare secondo voi? Beh, potrei dire, va bene, visto che ho trovato il valore minimo e voglio ottenere un vettore ordinato, io questi due elementi li scambio. Quindi adotto un algoritmo di scambio. Sapete, lo scambio dovete farlo con una variabile di appoggio, quindi copio questo valore da qualche altra parte, poi 15 lo copio qui e il valore meno 7 lo copio qui. Allora, fatta questa operazione, io che cosa posso dire? Posso dire che adesso, qualunque sia la disposizione degli elementi in questo array, il minimo è in prima posizione. Quindi questa parte qua sicuramente non va toccata più. Adesso potrei dire, è come se avessi diviso il vettore in una parte ordinata e in una parte disordinata. Questa è la parte ordinata, perché questo certamente è il più piccolo di tutti. Da quest'altra parte ho invece un vettore disordinato. Allora che cosa posso fare? Riapplico lo stesso principio. Vado a trovare il nuovo minimo nella parte risultante del vettore e riapplico lo stesso criterio. Adesso il vettore disordinato comincia in posizione 1 e finisce in posizione 8. Allora ripeto lo stesso discorso. Il minimo è il valore 1, la posizione è la posizione 1 e vado a scorrere tutto il vettore. Trovo che il minimo effettivamente era in questa posizione. Allora dico, ok, questa parte qua del vettore è certamente ordinata, questa parte è disordinata, e riapplico lo stesso criterio. Adesso la parte disordinata comincia da 2 e finisce a 8. Devo trovare il nuovo minimo. Quindi qua per me il valore minimo è il valore 15, la posizione è la posizione 2. In questa parte risultante vado a cercare il nuovo minimo. Dove lo trovo? Trovo che il minimo è il valore 3 e si trova in posizione 8. Che devo fare? Di nuovo lo scambio. Questo valore 15 me lo porto qui. Il valore 3 lo porto qui. E questa parte del vettore è certamente ordinata.
questa parte del vettore è ancora disordinata. Dove comincia? Dalla posizione 3 e finisce alla posizione 8. È inutile che ve lo sto a dire, vado avanti così fino alla fine. Allora, vi faccio una domanda. Questo algoritmo che vi ho formulato in questo momento è un algoritmo che innanzitutto dobbiamo capire se questa sequenza di azioni costituisce un algoritmo. Per verificare che costituisce un algoritmo devo rispondere a due domande. Prima cosa, questa sequenza di operazioni termina sempre? Prima domanda. Seconda domanda, termina sempre fornendo in uscita la struttura dati corretta, cioè il vettore ordinato? Allora, cominciamo a rispondere alla prima domanda. Questo algoritmo termina sempre? Ragazzi, questo algoritmo termina sempre perché? Perché io ripeto la ricerca del minimo a partire dal valore iniziale fino a guardare l'ultimo. A ogni passo incremento il valore iniziale. Quando il valore iniziale coincide con il valore finale, il mio vettore si riduce a un unico elemento e l'algoritmo termina. Quindi, poiché a ogni passo il vettore disordinato si riduce di una unità, perché la prima volta è tutto il vettore, la seconda volta c'è un elemento in meno, la terza volta c'è un elemento in meno, andando avanti questo vettore disordinato degenera e diventa un vettore con zero elementi. Quindi l'algoritmo termina, e quanti cicli impiega per terminare? Cioè, in questo caso, quante volte ripeto queste operazioni? C'ha 8 elementi. Allora, la prima volta cerco il minimo su un vettore di 8, poi il minimo su un vettore di 7, di 6, di 5, di 4, di 3, di 2, di 1, quindi questo algoritmo lo ripeto 7 volte. Quindi se il vettore ha n elementi, lo ripeto n-1 volte. Allora, posso dire che, quale che sia il vettore in ingresso, questo algoritmo termina sempre. Quando termina, il vettore che ottengo è sempre un vettore ordinato? Sì, perché a ogni passo metto in testa il valore più piccolo e quindi estraggo via via i minimi successivi, producendo in ogni caso un vettore ordinato. Allora, questa strategia, questa idea di algoritmo è un'idea che per ogni possibile vettore d'ingresso produce sempre un vettore ordinato. Ragazzi, e se il vettore d'ingresso fosse già ordinato, questo algoritmo cambierebbe in qualche maniera? Ne avrei qualche vantaggio? Provate a rispondere. Che vantaggio ne potrei avere? Innanzitutto faccio meno cicli? No, perché io che ne so che lui era già ordinato. A ogni passaggio devo trovare questo nuovo minimo. Qual è l'unico vantaggio che ne consegue se il vettore è già ordinato? È che ogni passo il valore minimo è già al posto giusto e quindi non faccio lo scambio. Però rispetto alle operazioni che devo fare per capire che il vettore è ordinato, l'unica cosa che risparmio è questo scambio, che comunque non è una cosa da poco, perché per fare lo scambio devo andare 3 volte in memoria e spostare gli elementi, quindi un po' di tempo lo risparmio. Però rispetto alla ricerca del minimo e al numero di iterazioni che faccio, non guadagno niente. Cioè, o è ordinato o è disordinato o è parzialmente ordinato. Se c'ha n elementi devo impiegare n-1 passaggi per capire che questo vettore è ordinato. Ragazzi,
Facciamo un ulteriore caso. Quando io definisco un vettore in memoria, scrivo per esempio int a di 100. Se la mia variabile riemp vale 0, questo vettore quanti elementi ha al suo interno? Non ce n'ha proprio. Questo è un vettore definito in memoria. Io ho riservato 100 elementi di tipo intero. Quindi se un intero occupa 4 byte, ho riservato 400 byte, però al momento tutti questi byte contengono quei valori che casualmente si trovavano in memoria in quell'istante di tempo, ma io utente non ci ho ancora messo nessun dato. Quindi riempimento uguale 0 significa dire che io ho allocato uno spazio per inserire gli elementi, ma ancora non ho inserito nulla. Quindi non c'è nessun elemento valido, il mio vettore contiene 0 elementi. Se volete lo possiamo interpretare come un array nullo, cioè un array vuoto nel quale ancora non ci ho messo nessun elemento. Se io applico questo algoritmo di ordinamento a un array nullo, qual è il risultato che ottengo? Un array nullo è per definizione ordinato. Quindi, in generale, io si dice che provo a estendere per continuità l'insieme degli array, includendo anche il caso dell'array nullo. Allora, perché si dice che faccio questa estensione? Perché tutti gli algoritmi che vi proporrò devono valere sia nel caso di array con elementi, cioè dove io ho già inserito qualche cosa, ma anche nel caso di array nulli. Si dice che si fa una estensione per continuità includendo nello spazio di questi array anche il caso degli array nulli. Quando trasformeremo questa sequenza di passi in un algoritmo, dovremo tener conto anche del fatto che il mio array può contenere 0 elementi. Quindi c'è il caso dell'array nullo. Se il mio array contiene un solo elemento, l'algoritmo di ordinamento che cosa deve produrre? Ragazzi, se ho un solo elemento, questo per definizione è ordinato. Allora, il mio algoritmo di ordinamento, nel caso di un vettore nullo, cioè un vettore che ha 0 elementi, o un vettore che ha un solo elemento, mi produce in uscita esattamente lo stesso vettore. Non cambia nulla. Se il mio array contiene 2 o più elementi, l'algoritmo di ordinamento produce un vettore diverso, che è un vettore che ha la proprietà di avere gli elementi ordinati. Quindi per definizione un array nullo, cioè che ha 0 elementi, o un array che ha un solo elemento è ordinato, l'algoritmo deve lasciare questo array esattamente inalterato. Questa è una prima tecnica per ottenere un vettore ordinato. Ragazzi, qual è l'aspetto più evidente di questa tecnica? La tecnica di ordinamento per selezione, si dice anche algoritmo di ordinamento per minimi successivi, in inglese trovate il termine, questo algoritmo si chiama select sort, cioè seleziona e ordina. L'idea è che io a ogni passo confronto l'elemento che per me è il minimo corrente con tutti gli altri elementi del vettore. Quindi sto confrontando tra di loro anche elementi che si trovano a grande distanza tra di loro.
Questo algoritmo è quello che abbiamo chiamato, quello che si chiama in letteratura il select sort. Proviamo a vedere una tecnica diversa. Allora, supponete che questo sia il vettore di ingresso definito sempre, per esempio, con un vettore di 100 elementi. La mia variabile temp in questo caso vale 10 perché ho inserito 10 elementi. Allora, come faccio a ottenere un vettore ordinato? Allora, un'altra ipotesi possibile è quella di dire provo a inserire un elemento alla volta nella posizione che gli spetta in un vettore già ordinato. Allora, sarebbe un po' come dire, supponete che io mi prendo un altro vettore che ha esattamente la stessa grandezza di questo. Allora io dico, prendo il primo elemento che sta qua e lo vado a inserire in questo vettore ordinato e quindi ci metto 3. Poi prendo il secondo elemento e lo vado a inserire in un vettore già ordinato. Come faccio questo inserimento? Lo devo inserire nella posizione giusta. Quindi, se 0 è più piccolo di 3, devo fare spazio, metto 3 sotto e ci metto il valore 0. Poi prendo il valore 10 e lo vado a inserire in questo vettore e 10 lo metto in terza posizione. Poi prendo il valore 8, lo vado a inserire in un vettore ordinato. La posizione è questa, allora questo elemento bisogna spostarlo e faccio spazio per mettere 8. Poi prendo l'elemento meno 5, è il più piccolo di tutti, devo fare quello shift di impasto di tutti gli elementi, cioè faccio 10 qua, 8 qua, 3 qua, 0 qua e qui ci metto meno 5 e così via. Allora, per fare questa operazione avrei bisogno innanzitutto di un altro vettore vuoto dove poi metto gli elementi ordinati. Ma questa tecnica mi fa aumentare molto lo spazio occupato, perché se questo vettore ha 100 elementi e occupa 400 byte, per ordinarlo mi devo definire un altro vettore e occupare altri 400 byte, spreco un sacco di spazio. 1, 2, ogni qualvolta faccio un inserimento, prima devo scorrere il vettore per trovare la posizione dove inserire. Quindi, per esempio, l'elemento 7, prima scorro il vettore per trovare dove inserirlo. Quando ho capito che questa è la posizione, gli elementi rimanenti li devo spostare verso il basso. Ragazzi, ma questo che effetto ha? Ogni qualvolta devo inserire un elemento in questo vettore ordinato, di fatto lo devo scorrere tutto, perché lo scorro dall'inizio fino al punto giusto dove inserire e poi da quel punto in poi sposto gli elementi giù. Questo significa che ogni passaggio devo visitare tutti gli elementi del vettore, perché quando questo ce n'ha uno ne visito uno solo, quando ce ne ha due ne visito due, quando ce ne ha tre ne visito tre e via via, fino ad arrivare, quando ce ne ha 10, diviso tutti e 10.
Allora, mi chiedo, è il modo più efficiente di procedere? Certo, questo algoritmo converge perché gli elementi li piglio uno alla volta. Quando li ho presi tutti, l'algoritmo finisce. Una alla volta li inserisco qui dentro e quindi l'algoritmo certamente termina e termina producendo un vettore ordinato. Però questo algoritmo ha due inconvenienti. Il primo è che devo duplicare questi vettori e questo già mi costa un sacco di byte in memoria. Il secondo è che a ogni passaggio devo scorrere tutto il vettore, perché lo scorro fino alla posizione giusta. Per esempio, nel caso dell'elemento 7, parto da qui, arrivo fino a qua perché capisco che questo è più grande dell'elemento 7 e quindi devo metterlo qui in mezzo. Per fare questo ho guardato gli elementi meno 5, 0, 3, 8. A partire da questa posizione tutti gli altri elementi devo spostarli in giù, perché devo mettere l'elemento 10 qua, l'elemento 8 qua e finalmente metto l'elemento 7 qui. Quindi per ogni inserimento scorro tutto il vettore. Se lo devo mettere in prima posizione mi fermo subito a scorrere ma sposto tutti gli elementi. Se lo devo mettere in ultima posizione, per capire che in ultima ho esaminato tutti gli elementi fino a quel punto. Quindi questo algoritmo ha due cose che non ci piacciono. Uno, ci fa sprecare spazio. Due, ci consente, ci obbliga a scorrere tutti gli elementi per ogni inserimento. Allora, proviamo a vedere come lo posso migliorare. Ragazzi, fermo restando che questo è un algoritmo. Funziona, produce un vettore ordinato. Allora, perché ci poniamo questo problema? Ragazzi, perché siamo ingegneri. Se io devo progettare una struttura, devo progettare una trave, mi calcolo il carico specifico, ma se non so fare bene i conti, ci metto una trave enorme e poi devo poggiarci un carico leggerissimo. Crolla? No. Ma ho fatto un buon lavoro? No. Perché ho sovradimensionato la mia struttura. Quindi il compito di un ingegnere è quello di trovare la soluzione efficiente al problema. Quindi certamente questo è uno spreco di spazio e non è una buona soluzione. Allora, come la posso migliorare? Per prima cosa rinunciamo a questo secondo vettore. Allora, facciamo questo caso qui. È come se io stessi dicendo, guarda, io, questo è il vettore che devo ordinare. Allora, io prendo questo elemento qui, l'ultimo, e è come se logicamente lo togliessi da qui e me lo andassi a copiare in un'altra variabile che chiamo x. Adesso ho un vettore che non ha più 10 elementi, è un vettore che ha 9 elementi e che ha uno spazio libero in coda. Ho preso questo elemento e adesso è come se volessi inserire questo elemento in modo ordinato in un vettore che ha n-1 elementi e che ha l'ennesima posizione libera in coda. Allora prendo questo elemento e dico, bene, se devo trovare la posizione giusta per inserirlo, dico va bene, allora cominciamo a guardare dove inserirlo. Se faccio questo ragionamento, però, mi trovo che lo andrei a inserire in un vettore disordinato e quindi in questo vettore non avrebbe nessun senso andare a trovare la posizione corretta di questo elemento. Quindi capite che se voglio fare questa operazione non posso partire dal basso. Allora rimettiamo questo a posto e proviamo a fare un ragionamento uguale. Se io prendo tutto questo vettore, abbiamo detto che un vettore nullo
ho un vettore che ha un solo elemento, è di per sé ordinato. Allora, se il nostro vettore in ingresso ha più di un elemento, quindi ha un numero di elementi n maggiore o uguale a 2, io lo posso sempre considerare come diviso in due parti. Questo è un vettore ordinato, questo è un vettore disordinato. Allora ripeto lo stesso ragionamento. È come se il primo elemento del vettore disordinato io lo togliessi da qua dentro e lo andassi a ricopiare in una variabile x. Allora, che cosa ottengo? Ottengo un vettore disordinato che c'è da questa parte. È un vettore ordinato che ha un numero massimo di elementi possibili pari a 2, ma che ne ha uno solo al suo interno. Prendo questo elemento x e lo vado a inserire in questo vettore ordinato. Allora, per fare questo inserimento, dico va bene, adesso prendo questo elemento e lo vado a inserire. In che posizione va? Se l'elemento è più piccolo di questo, immediatamente questo lo copio giù. Decremento l'indice i, arrivo a 0, vuol dire che l'elemento 0 va in prima posizione. Ragazzi, in questo caso ho fatto la tecnica dell'inserimento ordinato in un vettore che ha un elemento solo. Fatta questa operazione, ora questo è un vettore ordinato. Prendo il primo elemento della parte disordinata e me lo metto nella variabile x. Ottengo un vettore ordinato che ha un numero massimo di elementi pari a 3, ma dentro ce ne sono 2. Allora io confronto 10 con 3, è più grande? Sì, copio 3 sotto e decremento l'indice. Confronto 10 con 0, è più grande? Sì, scusatemi, qua c'è 3. Confronto 10 con 3, è più grande? Sì, metto il valore 10 qui. Adesso questa è una parte ordinata, rifaccio lo stesso ragionamento, il valore 8 me lo metto qui dentro. Allora ragazzi, questo è un vettore che ha una dimensione massima di 4 elementi, ma il riempimento a quanto è uguale? Il riempimento è uguale a 3. Allora, io parto dal terzo elemento, che sarebbe V di 2, che è l'ultimo, e dico 8 com'è con 10? È più piccolo? Sì. Allora vuol dire che questo elemento 10 deve scorrere in avanti. 3 com'è con 8? È più piccolo. Allora vuol dire che mi devo fermare, l'elemento 8 l'ho inserito qui. Ragazzi, quanti elementi di questo vettore ho visitato per poter posizionare correttamente il valore 8? Solo 2. Questi altri 2 non li ho toccati più. E com'è che prima invece ero costretto a visitarli tutti? Semplicemente per un trucco informatico, che prima sono partito dal primo elemento, per cui partendo dal primo elemento prima dovevo trovare la posizione e poi spostare gli altri, ma partendo dall'ultimo elemento ho trovato un accorgimento che è più efficace, perché l'idea qual è? Parto dall'ultimo, se è più grande lo sposto in giù, non appena ne trovo uno più piccolo mi fermo e inserisco l'elemento. Gli altri elementi del vettore non li devo proprio visitare. Questo algoritmo è più efficiente perché se devo inserire l'elemento in posizione 7 vado a guardare gli elementi che vanno dall'ultimo fino al settimo. I primi 7 elementi non li devo guardare proprio. Facciamo un altro passaggio. Vedete, adesso questo vettore qua si presenta di per sé ordinato. Ripetiamo il ragionamento. Il valore meno 5 lo scrivo qui. Adesso ho un vettore di 5 elementi massimo,
ma con un riempimento pari a 4. Parto dall'ultimo elemento e dico meno 5 com'è con 10? È più piccolo, sì, allora 10 devo spostarlo qua. 8 com'è con meno 5? È più piccolo, sì, 8 va messo qua. 3 com'è con meno 5? Meno 5 è più piccolo, sì, 3 va qua. Questo com'è rispetto a questo? Questo è più piccolo, sposto 0 qua, metto meno 5 qui. Ragazzi, stavolta mi è andata male, perché essendo questo l'elemento più piccolo in assoluto, ho dovuto scorrere tutto il vettore per posizionarlo. Adesso ho ottenuto questo pezzo di vettore ordinato. Ripetiamo il ragionamento. L'elemento 7 mi finisce qua. Quando inserisco l'elemento 7, questo è più grande lo sposto, questo è più grande lo sposto, questo è più piccolo, mi fermo, l'elemento 7 lo metto qui e vado avanti fino alla fine. Allora ragazzi, questa tecnica, che si chiama la tecnica dell'inserimento diretto, converge perché io a ogni passo aumento la dimensione del vettore ordinato e riduco la dimensione del vettore disordinato. Quando sono arrivato a prendere l'ultimo elemento della parte disordinata, l'algoritmo termina. Quindi questo è un algoritmo che termina sempre. Ragazzi, per definizione il vettore che ottengo è ordinato? Sì, perché per ogni elemento io faccio un inserimento ordinato e quindi è soddisfatta la condizione che per ogni i vdi è minore di vdi più 1, perché inserisco gli elementi direttamente al posto giusto. Beh, allora, questa tecnica rispetto a quest'altra mi consente di risparmiare un array in memoria, quindi di duplicare i dati, mi consente di fare meno confronti per ottenere il vettore ordinato. Questa tecnica viene detta la tecnica dell'inserzione diretta, in inglese si chiama insert sort, letteralmente inserisci e ordina. Ora vi dico l'ultima cosa e poi ci fermiamo qualche minuto. Ragazzi, che confronti faccio? Ogni elemento lo confronto con tutti gli elementi del vettore fino a trovare la posizione giusta. Quindi anche in questo algoritmo io confronto un elemento anche con elementi che sono molto lontani da lui, cioè confronto anche elementi che hanno valore degli indici i e j molto diversi tra di loro. Ragazzi, se il vettore è ordinato, che vantaggio ne ho? Se per caso applico questo algoritmo a un vettore già ordinato, quanti cicli faccio? Se vi metto un vettore ordinato per capire che è ordinato, che fate? Guardate questo caso qua. Parte ordinata, parte disordinata. Questa è più grande di questa e mi fermo subito. Questa è più grande di questa e mi fermo subito. Questa è più grande di questa e mi fermo subito. E vado avanti. Quindi comunque devo fare n-1 passaggi. Però a ogni passaggio non faccio nessuna ricerca nel vettore perché l'elemento è già nella posizione giusta. È meglio o peggio del caso del select sort? In questo caso particolare è meglio, perché nell'altro caso comunque io dovevo scorrere tutto il vettore per trovare il minimo. Però non fatevi ingannare, perché noi stiamo confrontando i due algoritmi in un caso che si chiama il best case, cioè il caso migliore. Poi c'è per ogni algoritmo un worst case, cioè il caso peggiore possibile. Qual è per questo algoritmo il caso peggiore possibile? Che il vettore è ordinato in maniera decrescente. Perché il peggiore possibile? Perché per ogni elemento devo scorrere tutta la parte ordinata
per posizionare correttamente. In questo worst case, rispetto a prima, è meglio o peggio? E poi è peggio, perché prima, trovando il massimo, faceva sempre le stesse operazioni. In questo caso sono costretto a fare un numero molto più elevato di operazioni. Quindi vedete, quando si confrontano questi algoritmi, possiamo confrontarli prendendo in esame il worst case, il best case o il caso medio. Da un punto di vista ingegneristico, qual è il caso che voi prendereste in considerazione? Sarebbe come dire, io progetto una struttura per avere un certo carico specifico, però poi in media quello è un carico più leggero. Poi disgraziatamente si verifica il caso peggiore con un carico molto più forte. La struttura non è dimensionata e se ne cade. Allora, se anche ogni qualvolta facciamo un ragionamento ingegneristico, no? Immaginate che devo fare un accoppiamento meccanico tra due ruote dentate, sapendo che la lavorazione produce una certa tolleranza per ogni dente dell'accoppiamento, se io non mi metto nel caso peggiore, che può succedere? Che i denti non si incastrano. Cioè devo fare in modo che nel caso peggiore, quanto più largo è uno dei denti e quanto più piccola è la gola dove questo dente deve inserirsi, comunque quelli ci entrano. Quindi in generale, quando faremo le valutazioni anche sugli algoritmi, prenderemo innanzitutto in esame il worst case e valuteremo gli algoritmi con riferimento al loro caso peggiore, perché se si verifica questo, quell'algoritmo impiegherà quel tempo per produrre un risultato e devo capire se questo tempo è diciamo soddisfacente o meno rispetto ai requisiti della mia applicazione. Vabbè, ragazzi, fermiamoci qualche minuto e poi vediamo l'altro algoritmo.